arrivati ad Expo Scuola, siamo proprio all'ingresso e parleremo un po' di frontiere. Quali sono le frontiere che siamo riusciti ad abbattere e quali sono le frontiere che dovremo ancora abbattere? E penso che quest'arco rappresenti più che bene le frontiere, infatti è tutto distorto proprio perché stiamo cercando di distruggerle queste frontiere. Ma vediamo un po' i ragazzi di che cosa ne pensano delle frontiere. Andiamo! Ciao! Ciao! Allora, tu sei? Elettra. Elettra, sì. Ciao Elettra. Allora, le frontiere, la tua frontiera? La mia frontiera, i miei genitori. Sono i miei genitori? Sì. Come pensi di superarla? Cercando di farmi capire da loro e cercando io di capire loro. Quindi supererai questa frontiera comunicando. Comunicando, bravo. Noi cerchiamo di parlarne in modo inusuale. Cerchiamo di creare un campus dove si respira anche aria fresca perché ci sono i giovani. Tentiamo, non so se ci siamo riusciti, di ascoltare cosa ci dicono i giovani, cosa ci dice la scuola. È la cosa difficilissima, però sicuramente è la cosa più importante. Questa è Expo Scuola. Poi naturalmente tutte le nostre iniziative si concretizzano sempre in qualcosa di concreto. Perché non dobbiamo fare né utopia, ma dobbiamo praticare un percorso pragmatico di risultati. Perché attraverso quei risultati c'è l'insegnamento per i giovani. Io non sono un testimone attendibile, nel senso che la provincia ha impresso in questa iniziativa il massimo del proprio impegno, della propria fantasia, della capacità creativa. Questo è dovuto alla energia e all'attivismo dell'assessore alla scuola, Pasquale Stanzione, alla capacità che insieme abbiamo avuto di mobilitare tante energie vive sul territorio e di stipulare tante alleanze, in primo luogo con l'Università degli Studi di Salerno, la professoressa Vitano, il prorettore, professoressa Fignani, il mai troppo celebrato e ringraziato Salvatore Colucci, hanno dato veramente un grande apporto anche quest'anno al successo dell'iniziativa.